Ciao ragazzi, grazie anche oggi per essere qua a guardare questo mio video, How to Play. Oggi vi spiego come suonare Stir It Up di Bob Marley. Allora, come avete notato, ho suonato tutto praticamente con il dito indice, nonostante mi spostassi anche di poco. Perché l'ho fatto? Perché per ottenere un suono che sia nel genere comunque reggae serve, secondo me, un suono molto grosso. Per ottenere questo io cerco di stopparlo. In pratica, se lo suonassi libero, sciolto, sarebbe molto più lungo. Ok? Invece, volendo un attacco con un suono più grosso, io utilizzo l'indice per suonare la nota La, tasto 5, corda di Mi. Con le altre due o tre dita, l'appoggio più avanti, cioè oltre il tasto 5, ma chiaramente senza schiacciare, altrimenti uscirebbero altre note. Cerco di fermare la vibrazione della corda. In questo modo io ho un bell'attacco e il suono che va via. Questa è la tecnica che utilizzo io, per carità, non l'ho inventata io. Ad esempio la sento suonare, anche se non è proprio nel reggae, più nel funk, da Francis Rocco Prestia, ad esempio. Lui utilizza, infatti se notate, utilizza sempre quasi esclusivamente un dito, perché usa gli altri come stoppaggio per avere una nota molto stoppata come suono. Un altro escamotage negli anni 50-60 era, ad esempio, quello di mettere un panno sotto di fianco al ponte. In questo modo si suonava la nota e aveva meno risonanza, quindi si stoppava subito per utilizzare questi suoni. Altrimenti vale sempre anche il suono fatto con il pollice. Però chiaramente, secondo sempre il mio parere, modestissimo parere, deve essere utilizzato il pollice, sì, ma stoppato con il palmo. In modo che controllo quanto sia lunga la nota. Se io usassi solo il pollice senza lo stoppato, sentite che differenza? Benissimo, veniamo allora alle note. Il primo accordo parte dal La e utilizzo La, Do diesis, Re. La, tasto 5, corda di Mi, Do diesis, tasto 4, corda di La e tasto 5 per il Re, sempre corda di La. Poi ci sono due accordi, uno è un Re maggiore e l'altro un Mi maggiore. Perché vi dico maggiore? Perché ci suoniamo proprio una triade, quindi Re, Fa diesis, La. Poi ripasso dal Re velocemente per andare al Mi, Mi, Sol diesis e Si. Ok? È molto importante qua mantenere, secondo me, la stessa diteggiatura se volete suonarla a mano aperta. Chiaramente poi se la fate come la suono io, quindi tutta con un dito, dovete comunque diteggiarla singolarmente. Però visivamente, secondo me, è importante vedere la triade. Bene, quindi l'altra parte invece, che sarebbe poi la strofa, è sotto l'accordo di La maggiore,
Okay? Adesso io ve la suono a mano aperta, se no dovrebbe comunque essere. Però per comodità ve la faccio vedere a mano aperta. La, si, do diesis e poi di nuovo la. E poi un re maggiore. Due re, mi e fa diesis. Fa diesis, corda di re, tasto 4. Benissimo, anche per oggi vi ho fatto vedere un pezzo. Grazie a tutti, mi raccomando condividete questo video se vi è piaciuto, mettete un mi piace, andate a visitare se vi va il mio sito www.carlochirio.com, dove potete ad esempio vedere tutti i miei metodi, ebook che ho scritto ascoltando tutti gli audio se vi va, o vedere dei video di presentazione o altro. Grazie a tutti, ciao, buona musica, alla prossima, Carlo.